Ragazzi, oggi da buon siciliana faccio le sarde a beccafico. Ora vi spiego come si fanno. Ho preso il pan grattato, l'ho fatto rosolare un poco e io ho messo del sale, del pepe e un cucchiaino di zucchero. E poi l'ho fatto rosolare un poco, l'ho fatto rosolare. Ora ci aggiungo i passolini e pinoli e un po' d'olio. Per impastarli, perché questo sarà il ripieno delle mie sarde a beccafico. Ci aggiungo un altro po' d'olio e poi impasto con le mani. Mi aiuto con le mani. Mi aiuto. L'olio quanto basta deve essere, non c'è una precisione. Basta che ho olio di oliva. Poi ho impastato tutte le cose qua, prendiamo le sarde. Gli mettiamo un pochettino di condimento centrale. E li pieghiamo. E li metto in una pirofila e ci metto dell'arancio e dell'alloro. E ci metto anche la sarda che ho avvolto prima. E continuo sempre così. Con l'arancio. Eccola loro. Ve ne faccio vedere un'altra. Ecco, l'importante è che si piega. Una di più li puoi riempire e li riempie. E continua sempre così. Poi quando si avvolgono tutto, io ho fatto un'immersione sia d'arancio e sia di olio e un poco di sale, che poi li bagnerò con questa emulsione. Dopo di aver messo gli aromi, gli metto l'immersione olio e arancio spremuto. E io ho messo anche un po' di sale. Sono facilissimi a farsi, perché nel pan grattato io ho messo sia il sale, un po' di zucchero, del pepe, l'ho fatto rosolare un poco. Poi ho preso le sarde, le ho fatto involtini e sopra io ho messo l'emulsione. Questa dell'arancio è una decorazione, che sono gli odori, sia l'alloro e sia l'arancio. Ora li metto a forno a 180 per 15 minuti, sempre forno preriscaldato. Ragazzi, dopo 15 minuti le sarde a beccafico sono pronte. Ora faccio l'impiattamento. Queste sono le mie sarde a beccafico.